È arrivato il momento di ripartire e pensare agli scenari del mondo dell'arte post-coronavirus. Ci aspettano mesi e forse anni che porteranno a grandi cambiamenti nel nostro approccio e rapporto con l'arte, nella sua fruizione, gestione, vendita e valorizzazione, questa volta tra fisico e online. Stiamo vivendo una vera e propria corsa all'oro digitale, una nuova era per il mondo dell'arte, la ricerca di strumenti e opportunità online per far fronte alla fisicità perduta. Ma per farne parte, sfruttarla al meglio e cogliere ogni occasione, c'è bisogno di strutturarsi per non perdere investimenti e per alcuni addirittura la possibilità di rimanere in attività. Io sono Andrea Concas, appassionato, curioso, talvolta visionario. Ogni giorno parlo di arte e innovazione, di come le tecnologie, insieme al digitale, possano supportare concretamente il mondo dell'arte e i suoi professionisti. Per galleristi, musei, artisti, collezionisti, curatori, case d'asta e professionisti dell'arte e della cultura, è giunto il momento di ripartire e recuperare la mancata fisicità con nuove strategie, visioni e modelli di business, anche grazie al digitale. Per questo ho deciso di condividere la mia esperienza del marketing culturale scrivendo il mio ultimo libro, L'arte post-coronavirus, edito da PM, in cui svelo le migliori strategie digitali per la ripartenza dei professionisti dell'arte. Una guida per orientarsi in quella che sarà l'arte 3.0, tra marketing digitale, social network, SEO, personal branding, VA room e i migliori canali di comunicazione e promozione online. Come fatto per il libro Professione Arte, anche in questo saranno presenti gli Arte Concast Talks, dove ho coinvolto alcuni grandi professionisti ed amici dell'arte, chiedendo loro inediti contributi sulle migliori strategie da adottare post-coronavirus. Nel libro troverete i consigli della marketing strategist Stefania Boleso, dell'artista Iago, del direttore artistico della Triennale di Milano Lorenza Baroncelli, del museologo Roberto Concas e del giornalista ed esperto di mercato Giacomo Nicolella Maschietti. Tutto questo a favore di un'arte davvero accessibile e innovativa. L'online non sostituirà mai il fisico del mondo dell'arte e del resto non è neppure una sua vocazione. Ma sono certo che il mondo, il sistema e il mercato dell'arte ripartirà proprio dal digitale, tra fisico e online, insieme e riuniti, questa volta sotto l'asta Arte Riparte. È arrivato il momento, anche per il mondo dell'arte, di ripartire. La corsa all'oro digitale è iniziata. Sei pronta a farne parte?